alle porte di Milano, esattamente a Paderno Dugnano, in una grande piazza. Tutti i venerdì sera si unisce un gruppo di persone appassionati di qualcosa di molto ma molto particolare. Loro si chiamano Tuners. Siamo in compagnia del presidente, e ce l'ha scritto anche dietro, e del vicepresidente dell'AIT, l'Associazione Italiana Tuners. AIT, Associazione Italiana Tuners. Allora, caro Max, che cos'è un Tuners? Innanzitutto il tuning è l'arte di personalizzare le auto. Anni fa è cominciato con il custom, che si customizzavano le auto con pezzi di altre macchine, con vetroresine e quant'altro. Adesso invece vendono dei kit dove poter personalizzare le auto in maniera sicura e con un certo gusto. Un tuner è un appassionato vero, no? Sì. Cioè, soprattutto gli piace, penso, la meccanica. È uno che è in grado di smontare una macchina e rimontarla. Allora, innanzitutto tuning non riguarda soltanto la parte estetica o interna dell'auto, ma riguarda anche le modifiche motore, assetto, scarico, cerchi. Ci sono tanti che sono addetti ai lavori e che chiaramente le loro auto se le preparano nei loro box, o ci sono diciamo carrozzieri che si dilettano per conto loro con gli amici nei capannoncini, nei box, e fanno le cose col loro tempo libero. E ci sono invece persone dove si affidano a professionisti del settore e fanno delle vere e proprie chicche preparate di tutto punto. Diciamo che il tuners è una persona a cui piace distinguersi dalla massa e creare un'auto secondo il proprio gusto. Nasce un po' dalla moda americana, dai film tipo Fast and Furious, no? Sì, diciamo che nasce molto prima, che sono venuti fuori con questo genere di auto. Prendo spunto da me quando guardavo il VTCC, no? Quando c'erano Giannini, Giovanardi con quelle macchine bellissime del... e da lì si facevano le macchine con le carenature. Poi con l'avvento di Fast and Furious, diciamo, sono venute fuori degli stili molto più puliti, molto più concreti, con aerografie, vernici metallizzate, vernici glitterate. Poi chiaramente nel tempo si evolvono, perché le generazioni cambiano, e si va a creare macchine magari molto meno bombate rispetto agli anni 2000, ma con caratteristiche diverse, con cerchi molto più grandi, gomme molto più basse e soprattutto delle linee molto più semplici. Allora, carissimo Natalino, Nathan, per gli amici Nathan, avevi ragione, parla solo lui praticamente. Parla solo lui, te l'ho detto. Parla solo Max. Per me è una passione che c'è nel DNA. Sì, immagino. Siamo con Stefano, una delle celebrità di questa sera. Siamo qui, c'è una macchina fantastica. Paura. Che ci hanno detto che è una celebrità. Perché, sì. Stefano? Perché? Ci sono solo due parole. Perché arriva da Old School Garage, ok? Il mio preparatore. È nato un personaggio lampo che piace alla gente ed è veritiero. Io sono veritiero, non gioco sulla sincerità della vita. E ho creato questa Lambo per farmi conoscere e mettere insieme questo mondo difficile con la passione di tutti noi, bambini, adulti, e spero di avercela fatta. Bravo Stefano! Puttana! Ringraziamento speciale a tutti voi e a chi, all'associazione che ha creato tutto ciò per farmi crescere qua a Paderno Dugnano, gente fantastica, grazie che mi volete bene, e un ringraziamento a tutti quelli, coloro che mi sostengono e vengono qua per me, perché mi vogliono bene. Bravo Stefano! Ragazzi, panino top qua a Milano, bella Bobo, panino nazionale italiano a football americano, che sono al Vigorelli, IT, qua a Paderno Dugnano. E top dei top, serata fantastica il venerdì sera qua a Paderno Dugnano. E perciò da qua, da Paderno Dugnano, in compagnia dei nostri amici dell'Associazione Italiana Tuners, vi diamo appuntamento alla prossima. Per TG Evans, Andrea Evans. Sì.
Seguiteci sui nostri social.